Ecco qua. Vi comunico che la registrazione è ufficialmente avviata e passerei a iniziare a sviluppare i temi che caratterizzano la nostra lezione. Condivido il mio schermo. Dovreste vedere le slide, corretto? Vedete le slide, ragazzi? Sì. Perfetto, molto bene. Allora, partiamo con il tema di giornata. Come vi dicevo, oggi ci addentriamo in una casistica un po' particolare per quanto riguarda lo sport, quindi il modulo prettamente correlato al vostro percorso di tipo accademico, parlando degli schemi di gioco, quindi non degli schemi d'attacco, ma delle disposizioni in campo dei giocatori durante le varie fasi diciamo, di gioco e di sviluppo del livello, dal livello di base al livello assoluto dello sport del modulo pallavolo. Allora, premessa, due lezioni fa o 2 o 3 lezioni fa abbiamo parlato di alcune situazioni regolamentari. Parlando di regolamento, abbiamo visto che esiste un fallo di posizione. Questo fallo di posizione o di rotazione è un fallo che viene sanzionato nel caso in cui i giocatori disposti in campo non rispettino la zona a cui, diciamo, la zona del campo che gli viene assegnata e, diciamo, se non viene rispettata la sequenza numerica con cui si inizia il set, con cui la squadra viene disposta nelle varie zone del campo da gioco. Sappiamo che ci sono 6 posizioni. All'interno di queste 6 posizioni, figuratamente, vengono disposti i nostri giocatori con i loro rispettivi numeri di maglia. Questa rotazione è una rotazione bloccata per tutta la durata di quel determinato set. Quindi all'inizio del set viene consegnata una formazione e questa formazione deve essere rispettata. Ovviamente questa parte qui, per chi è un giocatore, è estremamente più facile da capire e soprattutto può fungere unicamente da, diciamo, da quasi da ripasso. Per chi invece proviene da altri sport sarà un po' più complicata, però vi invito a seguirle e fare delle domande perché poi sarà oggetto di domande di esame. Quindi è meglio comprenderla, capirla e cercare di farla nostra. Quindi dicevamo, rotazione iniziale di numeri con un giocatore per ogni zona del campo. Quando si gioca, diciamo, a basso livello o comunque a livello del tutto ludico, ricreativo, tutti i giocatori fanno tutto. Quindi cosa significa? Significa che mediamente se ci è toccato di giocare qualche partitella a scuola, piuttosto che in spiaggia, piuttosto che in situazioni, ripeto, ludiche, succede che i giocatori sono disposti nelle varie posizioni del campo, dalla 1 alla 6, e seguendo la rotazione, chi si trova nella condizione normalmente sotto rete centrale di posto 3 si trova ad alzare. Tutti i giocatori non hanno specializzazione, quindi si parla di uno schema che si chiama A6 universali, 6U. Però, come abbiamo visto la settimana passata, arriva un momento nel percorso dei nostri atleti
in cui ci si indirizza verso la maestria sportiva. E con maestria sportiva si intende specializzazione. I giocatori diventano specializzati in un determinato ruolo. Esistono più ruoli e all'interno di questo carnet di ruoli ognuno ha delle sue peculiarità. Per far sì che ogni giocatore possa sviluppare quella che sia la sua peculiarità all'interno del campo da gioco, quindi possa svolgere il compito in cui è specializzato, sono stati costruiti questi schemi di gioco in maniera da non commettere fallo di rotazione, quindi di rispettare la sequenza iniziale, ma far sì che ogni giocatore possa stare fisicamente nella propria zona di intervento specifica, e come vedremo, ogni giocatore ha una peculiarità che va a sviluppare in una zona, delle zone numerate del campo dalla 1 alla 6, specifica, con una predominanza, e cercare appunto di far collimare l'esigenza di far giocare i giocatori nelle proprie zone senza però incappare nella sanzione dell'arbitro per dei falli di rotazione. Questo è il motivo per cui esistono gli schemi. Capire. Prof, scusi una cosa, che ho la connessione un po' lenta stamattina e ho perso delle parole. Lo schema 6U sta per universale Sei universali. e Sei sarebbe che i universali. E significa giocatori che ogni giocano in giocatore. perché non si sono ancora specializzati in un ruolo, giusto? Esatto, Ah, corretto. ok, allora ho capito bene. Grazie. E qui abbiamo invece quelle che sono le specializzazioni che caratterizzano normalmente una squadra di alto livello o medio-alto livello. Quindi sopra un certo livello, diciamo, di prestazione, tutte le squadre, nella stragrande maggioranza dei casi, si dispongono con questa ripartizione di ruoli. E avremo normalmente due schiacciatori ricevitori. La caratteristica dello schiacciatore ricevitore è che impegnato nella fase di ricezione, quindi di fatto si oppone alla fase di servizio avversaria. Ed è, diciamo, normalmente un giocatore abile nel bagger di ricezione, e come peculiarità di attacco sviluppa principalmente e preferenzialmente l'attacco da zona 4 del campo. Si cerca di sviluppare in maniera più importante l'attacco da zona 4. Quindi lo schiacciatore riceve, per quello che si chiama schiacciatore ricevitore, o martello o banda viene anche chiamato, però comunque tecnicamente è lo schiacciatore, riceve, quindi è impegnato nella fase di ricezione e attacca prevalentemente da posto 4. Abbiamo altri due giocatori che sono definiti centrali. La peculiarità di questo ruolo è che sono dei giocatori specializzati nel gioco di prima linea, infatti generalmente intervengono unicamente nelle posizioni di posto 4, posto 3 e posto 2, e come peculiarità hanno alta specializzazione nel muro e alta specializzazione nell'attacco dalla zona 3, normalmente con palloni molto veloci, molto rapidi. Li vedremo poi in una seconda istanza. Però la loro specializzazione è come caratteristica di muro e con l'attacco unicamente, diciamo preferenzialmente dalla zona di posto 3 di prima linea, e
e con specializzazione unicamente sulle posizioni 2, 3 e 4, quindi soltanto in prima linea. Sono disimpegnati dalla fase di ricezione, quindi non si oppongono con il bagger al servizio avversario. Normalmente c'è un palleggiatore che è il regista della squadra, disimpegnato anche lui nella fase di ricezione, interviene generalmente a gestire il secondo tocco per distribuire il pallone ai suoi attaccanti. Questo è un ruolo abbastanza popolare e riconosciuto. Quindi è colui che va a servire il pallone ai suoi, diciamo, alle sue uscite d'attacco in relazione a quelle che sono le scelte che riterrà più opportune in funzione sia tecnica sia tattica della gestione del proprio sestetto e della propria squadra. Abbiamo poi un opposto al palleggiatore, che dovrebbe essere il giocatore specializzato nelle fasi di attacco. Questo è in teoria il giocatore principe come realizzatore, dovrebbe essere il centroavanti del calcio, dovrebbe essere il pivot del basket, dovrebbe essere il giocatore che sobbarca gran parte della distribuzione del suo palleggiatore e realizza, diciamo, più punti. Questo perché attacca indiscriminatamente dalla prima e dalla seconda linea, preferenzialmente da posto 2 o da posto 1. Poi vi rivedremo anche nelle zone di campo di che cosa stiamo parlando, anche come posizionamento. E poi abbiamo, a concludere, un libero. Il libero è il giocatore specializzato nelle fasi di seconda linea, quindi non va mai in prima linea ed è sempre in campo soltanto in posto 1, posto 6 e posto 5, ed è specializzato nel fondamentale di ricezione e di difesa. Ora, questi sei giocatori, il sestetto più un giocatore, ha ognuno la propria peculiarità. Specializzazione in un fondamentale, una zona di intervento dove questo fondamentale dovrebbe essere applicato, e per far sì che questa situazione si realizzi, dobbiamo gestire la nostra squadra in maniera che la sequenza numerica con cui abbiamo deciso di mettere in campo la nostra formazione venga rispettata. Dobbiamo far sì che ogni giocatore possa sviluppare la sua peculiarità, la sua caratteristica nella zona di campo in cui dovrebbe far sì che questa cosa avvenga. Quindi gli schiacciatori hanno prevalenza d'attacco da posto 4, quindi tendenzialmente dovremo permettere ai nostri giocatori di stare da quella parte della rete. L'opposto ha prevalenza di attacco da posto 2, quindi dovrà avere un altro tipo di esigenza, dovrà andare a sviluppare il gioco da posto 2. I centrali devono stare unicamente in prima linea. Infatti normalmente si alternano col ruolo del libero per far sì che questa cosa possa avvenire. E per far sì che tutto questo sia in maniera organizzata, armonica, concesso dal regolamento, dobbiamo disporre i giocatori in una determinata sequenza e devono rispettare quella che è l'esigenza della rotazione o della posizione. Premessa ulteriore. Il fallo di posizione avviene unicamente
all'inizio dell'azione. Una volta che la squadra ha messo in campo il pallone, ha messo in gioco il pallone dal servizio, ogni giocatore è libero di spostarsi all'interno del campo da gioco. Questo è una cosa importante. Quindi è importante che l'azione parta in maniera organizzata nel frangente del servizio. Quando il pallone parte, ognuno può andare poi nella propria zona di competenza. Però in quel frangente lì tutti quanti devono rispettare la formazione che il tecnico ha disposto all'inizio del set. E ora guardiamo. Professore? Sì? Io avrei una domanda. Vai. Ma io ho sempre giocato, quando giocavo alle superiori a pallavolo, che ogni volta che la mia squadra riacquistava il diritto di servire, avveniva la rotazione, quindi ognuno cambiava la propria posizione. Ma questo avviene anche normalmente nelle partite? Certo che sì. Okay. È proprio quello il punto, che nel momento in cui tu ruoti, tu devi rispettare la sequenza che hai disposto in campo all'inizio del set, la formazione che hai disposto. Quindi, guardiamo da qua. Prendiamo questo esempio. Prendiamo questo, il caso 2, che così ci sono le lettere al posto delle posizioni. Se faccio la rotazione, vediamo che cosa succede qui. In quello che abbiamo disposto qui, abbiamo una sequenza che partendo da posto 1 ci dà in posto 1 il giocatore A, in posto 2 il giocatore B, in posto 3 il giocatore C e così via. Ok? Una volta che io conquisto la possibilità di servire, questi giocatori faranno una rotazione, quindi ruoteranno di una posizione. Quindi il giocatore A andrà in posto 6, il giocatore F posto 5 e via dicendo, fino a quando il giocatore B andrà a servire. Ti ritrovi? Sì, esatto. Okay, sì, no? Perfetto. Questa sequenza però va rispettata. Non è che può andarci a battere in questa condizione una volta che ho conquistato il servizio, il giocatore F. No, devo fare la rotazione e il giocatore successivo deve andare, il giocatore che è in posto 2 andrà a servire. È proprio in questi frangenti qui che si commettono dei falli. Perché? Perché nelle varie rotazioni ci sarà un momento in cui il giocatore non è nella propria zona di influenza, non è nella propria zona di specializzazione, ok? Perché bisogna passare da tutte le zone. Mi segui? Sì, sì, ok. Perfetto, questo quindi, è il punto di partenza. Quindi poi gli schemi di gioco serviranno, una volta che è partito il gioco, sì, andare a sistemare i giocatori nelle loro zone preferite, diciamo. Esatto, okay. È proprio questo, è proprio questo. Perfetto, abbiamo fatto questo piccolo excursus che però è assolutamente coerente con quello che è il tema. Scusi, prof, solo una domanda. Vai. Mi sono perso solo, vabbè, l'alzatore è quello che serve l'assist, diciamo, che è il posto 3. Va bene. E sì. L'opposto sarebbe il posto 1 o il posto 5? No. Attacca preferenzialmente da posto 2 o da posto 1. Ah, è okay. Un giocatore che non è impegnato nelle fasi di ricezione e può andare normalmente ad attaccare sia dalla prima che dalla seconda linea e gioca in, diciamo, come specializzazione dalle parti di posto 2 e posto 1 soltanto come grande, diciamo, come grande specializzazione le fasi di attacco. Per capire meglio questa cosa adesso vi do un'altra informazione che è il gioco, diciamo, sulle diagonali. Allora, noi abbiamo 6 posizioni in campo e queste già le conosciamo.
Ogni giocatore ha un giocatore sulla sua diagonale e le diagonali sono quelle che vi ho scritto qua. 1, 4, 2, 5, 3 e 6. Sulla stessa diagonale normalmente c'è lo stesso ruolo. Quindi i due centrali saranno su una diagonale, i due schiacciatori saranno sulla diagonale e poi c'è il palleggiatore che è sulla diagonale con l'opposto al palleggiatore. Opposto significa opposto al palleggiatore. Ok? Quindi ci sono queste diagonali. Le diagonali nel caso 1 sono numeriche. Dovreste ritrovare nella stessa casistica anche di qua le vostre diagonali. Il giocatore A è in diagonale sul giocatore D, B, E, C, F, come segnato qui. Due sono le situazioni che noi dobbiamo rispettare quando, due diciamo che sono le esigenze regolamentari che dobbiamo rispettare per non commettere fallo. Prof, ma non ho capito, questa cosa delle diagonali è una regola o è uno schema convenzionale? È uno schema convenzionale, okay. È uno schema convenzionale, però si tramuta anche in regola. Perché? Perché adesso te lo spiego. Comunque è uno schema convenzionale. Tu tienilo buono lì. Sulle diagonali c'è lo stesso giocatore, lo stesso ruolo. Ok? Quindi ci sono i centrali su una diagonale, gli schiacciatori su una diagonale, l'opposto è il palleggiatore sull'ultima diagonale. Ok? Dicevamo, ci sono due situazioni da dover soddisfare per non fare fallo di formazione. Uno è l'esigenza di rispettare quello che è la sequenza numerica, ce lo diciamo dall'inizio. La sequenza numerica prevede che un giocatore abbia tal giocatore alla propria destra e tal giocatore alla propria sinistra durante l'inizio dell'azione. Guardiamolo da qua. Prendiamo il caso più facile. F. F ha A alla sua destra e alla sua sinistra. C ha B alla sua destra, D alla sua sinistra. A ha F alla sua sinistra e B alla sua destra e così via. Questa condizione deve essere soddisfatta all'inizio di ogni azione. Quindi, la sequenza che ho scritto all'inizio deve essere rispettata in questi termini. Lo stesso giocatore alla mia destra, lo stesso giocatore alla mia sinistra. Nonostante ci sia le rotazioni, perché? Perché quando realizzo un punto, la squadra gira. Ok? E poi c'è un'esigenza sulle diagonali. L'altra regola prevede che il tuo corrispettivo di diagonale di seconda linea, quindi riapriamo di qua, abbiamo detto queste sono le diagonali A, D, E, B, C, F. L'altra regola da rispettare è che il tuo corrispettivo di seconda linea non stia davanti alla linea di partenza. Cosa significa? Non stia più vicino alla rete del corrispettivo di prima linea. Quindi la diagonale va rispettata in termini in cui il giocatore A, in questo caso, non può essere più avanti o più vicino alla rete del giocatore D. Ora, in questo momento, magari dici, è impossibile che questa cosa succeda.
È impossibile che questa cosa succeda, ma purtroppo per far sì che ogni giocatore vada a operare nella zona in cui è specializzato, succede che dobbiamo fare delle partenze di posizioni particolari in cui questa cosa può accadere. Ok? Quindi la cosa più importante è che il giocatore sulla propria diagonale non stia davanti al suo corrispettivo. Due regole fondamentali, quindi. Destra-sinistra, avanti al proprio compagno, diciamo, di ruolo, o comunque diagonalista, o comunque corrispettivo. Chi sta in seconda linea deve essere più lontano dalla rete del corrispettivo di prima. Scusi, ma questa esigenza qua delle diagonali sempre all'inizio di ogni azione sempre o anche durante? Da ogni azione. Oh, okay. Sempre all'inizio di ogni azione. Questa è la regola iniziale. La regola in tutto quello di cui stiamo parlando è a gioco fermo. Posizione di partenza. Quando il pallone entra in gioco, tra virgolette, liberi tutti. Ok? Però quando il pallone viene messo al servizio in gioco, ognuno deve rispettare queste due regole. Destra e sinistra, avanti e dietro sul corrispettivo di diagonale. Ok? Adesso vediamo da dei casi che sono più semplici fino a capire fino a che grado di complessità si arriva. Abbiamo uno schema che viene definito, questi qui di sinistra, che vi indico qua, sono tutti schemi a 6 universali, o 6U. Quindi tutti i giocatori fanno tutto, non c'è specializzazione, non abbiamo mai problemi. Non abbiamo mai problemi in termini di, se non sbagliamo la sequenza numerica durante le rotazioni, non abbiamo, diciamo, ogni volta che realizziamo un punto e dobbiamo fare una rotazione in campo, o meglio, ogni volta che riconquistiamo il diritto a servire e facciamo una rotazione in campo, l'importante è che la sequenza che abbiamo iniziato, con cui abbiamo iniziato il nostro set, venga rispettata. Perché? Perché tutti quanti fanno tutto. Si arriverà normalmente che chi sta sotto rete fa il palleggiatore per quell'azione lì. E qui vedete alcune disposizioni. Questa è una disposizione a W, questa è una disposizione, come vedete, già descritta a semicerchio, a trapezio, oppure questa è una ricezione in linea o a tre. Disposizioni del tutto arbitraria, quindi nel senso dispongo il mio schema come credo che sia più, come dire, consono e confacente alle caratteristiche della mia squadra. Però vi ricordo che qui siamo su una dimensione di universalità. Tutti fanno tutto, no specializzazione. Chi si trova sotto rete va a palleggiare. Non è una condizione di specializzazione, perché ci siamo detti che l'idea è quella che queste cose, questa cosa degli schemi esiste perché? Perché tutti possono esaltare le proprie caratteristiche in funzione di quello che è il ruolo che vanno a sviluppare. Adesso vi mostro quello che è lo schema, diciamo, di base da cui si parte con la primissima specializzazione. Il primo ruolo che viene specializzato normalmente è il palleggiatore, che viene determinato normalmente in fase giovanile su diversi parametri che possono essere sia l'antropometria, sia la qualità di tocco, alcuni aspetti, alcune capacità anche caratteriali, però è il primo che viene individuato, quindi è il primo che si specializza. E ci troviamo in un sistema dove avremo
4 schiacciatori e 2 palleggiatori. Quindi gli schiacciatori saranno deputati ad attaccare da posto 4 e da posto 2 quando sono in prima linea, e il palleggiatore sarà deputato ad alzare. Per far sì che questa cosa però avvenga sempre, cioè che uno dei due palleggiatori, perché abbiamo detto 4 schiacciatori, 2 palleggiatori, per far sì che questa cosa avvenga, quando il palleggiatore è in prima linea e deve gestire il secondo tocco, non potrà essere coinvolto nella fase di ricezione. Questo perché? Perché se sono coinvolto nella fase di ricezione del servizio avversario, se per caso colpisco il primo tocco, non potrò andare ad alzare. Ci siamo su questo punto? Se colpisco il primo tocco, non potrò andare a gestire l'alzata, perché se no sarebbe fallo di doppio tocco. Non posso fare, nessun giocatore può fare 2 tocchi consecutivi. Questa dovrebbe essere un'altra nozione di base che dovremmo possedere. Nel caso non fosse chiaro, qualcuno me lo dica e la rispieghiamo. Però abbiamo quindi l'esigenza che il palleggiatore venga disimpegnato dalla fase di ricezione sul primo tocco quando è in prima linea, quando è nelle posizioni di posto 4, posto 3 e posto 2. Quindi, quando quel dato giocatore sta in quelle 3 posizioni, non deve ricevere, perché se riceve non può palleggiare, non può fare 2 tocchi consecutivi. Senza grandi ragionamenti, è facile capire, guardiamo un attimo qua a sinistra, che per toglierlo, quindi per disimpegnarlo dalla ricezione, quando il palleggiatore è in posto 3 è esattamente uguale alla condizione dei 6 universali. Quindi in questa condizione qui, quindi quando nelle sue varie rotazioni il giocatore che fa il palleggiatore finisce in posto 3, non ci sarà mai problema, è già disimpegnato dalla ricezione in maniera automatica. Ogni giocatore sta al suo posto, perché avremo sulla diagonale i 2 palleggiatori in posto 3 e posto 6, e quando il palleggiatore che sta in prima linea, che deve gestire il secondo tocco, sta sotto rete, è impossibile, o è molto difficile, molto complicato, che venga coinvolto nella fase di ricezione, perché abbiamo gli altri giocatori già pronti e disposti nella fase sia di ricezione e pronti a riproporsi nelle rispettive zone d'attacco di posto 4 e posto 2. Quindi il problema mi si ripercuote quando il giocatore in posto 3, quello che attualmente il palleggiatore, scusatemi, è o in posto 4 o in posto 2. Quando la diagonale dei miei 2 palleggiatori sarà con un palleggiatore in posto 4 e l'altro in posto 1, oppure quando il mio palleggiatore è in posto 2 col corrispettivo in posto 5. Perché, come ci siamo già detti, dobbiamo disimpegnarlo dalla ricezione. Fino a qua ci siamo? Non può ricevere, perché se riceve non può andare a gestire il secondo tocco. Se per qualcuno non è chiaro questo passaggio, me lo dica e poi proseguiamo, cerchiamo di non perderci niente, perché poi ci addentriamo nella fase dello schema vero e proprio. Tutto trace, quindi procedo, va bene. Allora, concentriamoci un attimino qui. 2 palleggiatori, 4 schiacciatori. Questo è il primo schema che viene definito appunto 2P4S oppure cambio d'ala. Allora, abbiamo detto, le diagonali in cui
abbiamo problemi perché dobbiamo disimpegnare il palleggiatore che starebbe in posto 4, sono appunto 1, 4 e 2, 5. Perché? Perché fisicamente il nostro buon palleggiatore sarebbe qui, con uno schiacciatore qui sotto in posto 3. Non può ricevere il primo pallone, perché se no non può andare ad alzare. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo toglierlo dalla ricezione. Però non posso semplicemente scambiarli. Perché? Perché se li scambio non rispetto la sequenza iniziale. Il giocatore che sta a destra e sinistra cambia. Allora, cosa facciamo? Occupiamo posto 4 con lo schiacciatore che sta in posto 3. Il giocatore che sta in posto 3, lo schiacciatore, si porterà in zona 4. E schiacciamo in partenza il palleggiatore tutto qui a sinistra. Perché? Perché durante la partenza del servizio avversario, tra la fase di volo del pallone nella fase di servizio e la ricezione dei nostri 5 giocatori deputati e coinvolti nella fase di ricezione, il mio palleggiatore potrà prendere posizione in centro alla rete per gestire il secondo tocco. Perché partiamo tutto a sinistra? Perché dobbiamo mantenere la condizione di sequenza. Il giocatore deve avere lo stesso compagno o compagna di squadra alla sua destra e alla sua sinistra in funzione di quella che è la sequenza che abbiamo scritto durante l'inizio del set. Quindi ci sarà uno schiacciatore qua sotto? Se lo schiacciatore sta qua sotto e il palleggiatore è qui, il palleggiatore, che in questo caso sta in posto 4, sarà alla sua sinistra. E a questo punto, se io sposto il giocatore che dovrebbe essere qui in posto 4 a ricevere, il mio schiacciatore, per mantenere questo grado, quindi per mantenerlo alla propria sinistra, dovrò spostare la partenza del palleggiatore tutto qui nell'angolino, alla sinistra del giocatore che sarebbe in posto 3. Stesso discorso, speculare dall'altra parte. Via alle domande, perché normalmente qui vengono fuori le domande. Per far sì che il palleggiatore vada a gestire il secondo tocco, devo disimpegnarlo dalla ricezione. Però, per far fronte a quella che è l'esigenza di regolamento di mantenere il giocatore, lo stesso giocatore alla mia destra e alla mia sinistra, devo variare la partenza. E quindi lo devo schiacciare tutto lì vicino alla riga per mantenere la possibilità di mantenere a sinistra del suo giocatore. E l'altra cosa a cui bisogna stare attenti è che il giocatore in posto 3 stia più avanti rispetto a 6, perché se no non rispetta la diagonale. Quando arretra deve stare più avanti comunque. Corretto, esatto. Per assurdo, sì, cioè nel senso che se facciamo questo gioco... Che è l'unica cosa che mi hanno insegnato le superiori. È vero, è corretto. Ed è assolutamente corretto, perché ipotizziamo che questo giocatore sia più indietro, fa fallo con il suo corrispettivo, posto 6, la diagonale non viene rispettata. È fallo di diagonale. È il caso in cui se il posto 3 parte più indietro rispetto a posto 6, allora non viene rispettato il principio di diagonalità. Ma questo
solo sulla diagonale o anche per i giocatori di prima e seconda linea? Cioè proprio nel senso che ne so, se il 3 fosse più avanti, più indietro rispetto al 5. Solo sulla diagonale. Okay. Tu fai il pallo soltanto destra-sinistra e sulla diagonale. Ok? Quindi la regola è destra-sinistra e diagonale. Quindi, però giustamente, quella è... Lascia stare, no? Che in questo momento qui il giocatore è vicino, non è sulla sua diagonale corrispettiva. L'abbiamo spostato, però è il suo diagonalista, no? Cioè, fanno lo stesso ruolo. 3 e 6. In questa posizione qui, 3 deve essere più vicino alla rete di posto 6. Ok? Ma questo schema qui lo applico quando quindi ho un palleggiatore che non è sotto rete. Quindi quando rischia di ricevere il servizio. Certo. Se tu fossi in questa condizione qui, no? Adesso guardiamo di nuovo qua. Focalizziamoci su questa qua a sinistra, no? Mm-hmm. Senza pensare, facciamo finta che 3 e 6 sono i nostri palleggiatori, no? Questi sono gli altri 4 schiacciatori. Così noi siamo a posto, no? Cioè, ho i miei schiacciatori nei ruoli giusti, attaccheranno da qui e da qua, e il mio palleggiatore in mezzo alla rete a palleggiare. Non ho bisogno di fare spostamenti. Siamo d'accordo? Sì, sì, sì. Perfetto. Perfetto. Perché ti ricordo che i giocatori che fanno lo stesso ruolo stanno sulla stessa diagonale. No? Esatto. Quindi questo sarà il nostro palleggiatore e quest'altro sarà l'altro palleggiatore. E quindi il problema mi sussiste soltanto quando i miei due palleggiatori sono sulla diagonale 1, 4, 2, 5. E che sono questi casi qua. No? Ok. Quindi dove dovrò spostare lo schiacciatore che sta in posto 3 o al posto di posto 4 coperto dal palleggiatore o in posto 2 dove c'è il palleggiatore. Perché? Perché se il palleggiatore riceve il primo tocco non può palleggiare il secondo. Ci siamo su questo passaggio? Sì, sì, ho capito. Perfetto, benissimo. Questa parte qui, allora, se abbiamo capito, benissimo, ottimo, e siamo a posto. Non vi chiedo più di questo. Non vi chiedo più di questo. Se non è chiaro, lo ripetiamo un'altra volta. È normale che magari ci siano dei dubbi, perché non è... diciamo pane vostro se non siete dei giocatori di pallavolo. È una logica che per i giocatori di pallavolo è immediata, e invece per chi giocatore non è o allenatore non è, non è così facile da capire e comprendere. Quindi cosa vi, per termini accademici, dovete sapere questa gestione del cambio d'ala, la disposizione possibile dei 6 universali. Per quanto riguarda poi il discorso della penetrazione singola, ora vi mostro quale grado di complessità si raggiunge per far sì che tutto quanto sia, come dire, collimante durante tutte e 6 le rotazioni, perché tutti quanti possano giocare nel proprio ruolo. Ma la cosa che poi voi dovete sapere e conoscere è che le caratteristiche delle specializzazioni dei ruoli. Quindi, come materia, come oggetto di esame, avrete l'esigenza e il dovere di conoscere quali sono gli interventi dello schiacciatore, del centrale, dell'opposto e del palleggiatore e del libero. Quello sì. Quali sono le caratteristiche dei ruoli? Sì. Poi, per quanto riguarda il discorso della disposizione in campo,
Questo, quello che abbiamo visto in quest'oretta, è l'unica cosa che mi interessa che capiate. Quindi come si gestiscono i falli, quindi diagonale e destra e sinistra, e saper disporre in campo se ho lo schema da fare 4S2P, 4 schiacciatori, 2 palleggiatori, oppure cambio d'ala. Ora, per vostra conoscenza, vi mostro questo. Questo è uno schema che per i giocatori è super noto, perché è lo schema di gioco che voi, anche questa cosa qui, voi ne dovete aver conoscenza, perché comunque ce la siamo detta, però non dovete conoscere questo, cioè non mi interessa che sappiate disporre l'AP6, l'AP5 delle varie rotazioni. Però vedete, e potete verificarlo, che ogni rotazione, se vi mettete lì, ogni rotazione rispetta quelle che sono le regole che sono state imposte. Il problema è che qui abbiamo da dover chiamare in causa altre esigenze, perché vi ricordo che non c'è soltanto più il palleggiatore da disimpegnare dalla ricezione, ma ci sono anche i centrali e l'opposto. I centrali in seconda linea viene inserito, per, diciamo che il centrale di seconda linea viene cambiato col libero e quindi ci sarà sempre il libero. Però dovranno essere sempre i 2 schiacciatori e il libero a ricevere. Tutti gli altri dovranno essere disimpegnati dalla ricezione. Se vi mettete lì, vedete che per ogni rotazione vengono rispettate le 2 richieste, destra e sinistra e diagonalità. Quindi il giocatore di prima linea parte davanti al giocatore di seconda. Se ve lo vi mettete lì, lo guardate e sapete che è così, lo potete verificare. Ogni giocatore ha lo stesso giocatore alla propria destra, lo stesso giocatore alla propria sinistra e durante tutte le 6 rotazioni e viene rispettato il principio di diagonalità. Quello è lo schema evoluto con un unico palleggiatore sulla diagonale all'opposto, 2 centrali, 2 schiacciatori, chiamato o 2S2C1P1O oppure penetrazione singola. Perché? Perché il giocatore che sta in seconda linea e al ruolo del palleggiatore entra anche in prima linea per gestire il secondo tocco d'alzata. Questo è il classico schema di pallavolo evoluta. Che altro dirvi a riguardo di questa cosa qui? Direi basta. Ecco, una cosa che volevo chiedervi più che dirvi. Vi ricordate perché si chiama... Non giocatori, ragazzi, i giocatori lo so che lo sanno. Quindi parlo con i non giocatori, i non specializzati nella pallavolo. Ce lo siamo detti. Perché viene chiamata P1, P6, P5, P4, P3, P2? Che cos'è che caratterizza quella posizione lì? Vediamo se qualcuno se lo ricorda. L'abbiamo detto nella parte regolamentare. Non giocatori, non gente che... Per la posizione di partenza del palleggiatore. Bravo, corretto. Esatto, corretto. Quando parliamo di questa situazione è il punto in cui il palleggiatore si ritrova rispetto alla linea del campo e per convenzione, puramente per convenzione, viene chiamata la rotazione, la fase, in quella maniera lì. Questa è una convenzione che c'è da tecnici, non c'è alcuna altra spiegazione. Ok,
Ci sono domande, dubbi, perplessità su questa parte qui? Poi ve la potete rivedere, ve la riguardate, vi lascio le slide, ve le studiate, tutto quello che volete. Però... Prof, posso fare una domanda? Certo che sì, vai. Io avevo una domanda, ma se io ho il palleggiatore in seconda linea, sì? Che no, non può ricevere, sì? Si scambia con lo schiacciatore. Ma tu mi stai parlando di quale schema? Se può tornare un attimo... Questo schema qua. Questo no. No, forse era un altro. Il primo, dove ho visto che il palleggiatore... No, nell'altra pagina, nell'altra slide. Questa? Esatto, il primo a sinistra. Primo a sinistra. Che ho visto che c'è S1 e dietro c'è il palleggiatore, giusto? Sì, questa è la P1, sì. Esatto, e dico, in quel caso lo schiacciatore riceve. E certo che sì. Ok. Gli schiacciatori ricevono sempre. È una specializzazione. Se poi ti vai a rivedere l'inizio del video dove abbiamo fatto l'elenco delle caratteristiche, ti ritroverai che abbiamo detto che lo schiacciatore è specializzato nella fase di ricezione, coinvolto nella fase di ricezione, e poi attacca prevalentemente da posto 4. Come puoi vedere... in questa rotazione attacca però da posto 2, così come l'opposto che prevalentemente attacca da questa parte della rete dovrà attaccare da posto 4. Infatti la P1 normalmente è una delle rotazioni più critiche da poter sviluppare, nel senso è una delle rotazioni in cui è più difficile riconquistare la possibilità di andare a battere. Perché? Perché è l'unica rotazione in cui sono costretto a mettere, ad andare contro a quelle che sono le caratteristiche di alta specializzazione di ogni giocatore, e siamo costretti a far attaccare l'opposto che come specializzazione ha l'attacco da posto 2, posto 1, da posto 4, e lo schiacciatore, che come specializzazione ha l'attacco da posto 4, in posto 2. Però comunque... In questi casi di attacco, in uno schema così, si preferisce far palleggiare il palleggiatore da seconda linea o si fa palleggiare un altro, cioè un'altra persona che possa saltare? Sempre il palleggiatore. Sempre nello schema... In quello schema lì, il palleggiatore si chiama penetrazione perché nel momento in cui il pallone parte, il palleggiatore corre e si inserisce sotto rete per andare a distribuire il pallone ai tre giocatori. Però deve ricordarsi che non può saltare. Perché non può saltare? La regola non era che chi è in seconda linea non può saltare in attacco, in attacco, in attacco, non può saltare. Tu, cosa vuol dire in attacco? Se tu fai un colpo d'attacco, quindi butti la palla nell'altro campo attaccando, non puoi saltare. Ok. Però se io palleggio in salto a un mio compagno, posso farlo. Ah, questo cambia, ok. Sì. È una il fallo soltanto in attacco. In attacco non si può. È una piccola postilla che magari, ripeto, per chi non è giocatore è meno, però è quello. Se hai perso quel piccolo dettaglio lì, però... Sì, pensavo, cioè, da come me l'avevano sempre spiegata a scuola, magari me l'avevo persa io, però avevano detto che... Che si può saltare soltanto da dietro la linea dei tre punti tre metri per colpire il pallone in salto, invece è solo per attaccare. Tu non puoi, in realtà non è neanche per attaccare la linea, io sto facendo una situazione semplicistica. Tu non puoi andare a contrastare o effettuare un'azione d'attacco sopra la linea della rete. E quindi che significa? Significa che tu non puoi saltare per attaccare nel campo avversario, per murare, quindi non puoi neanche contrastare l'attacco degli altri. Se salti è fallo, quello non puoi farlo. Poi c'è una casistica particolare, che è quella del
del libero che non può palleggiare dentro in salto, se vuole palleggiare, alzare il secondo tocco per una casistica tutta particolare, non può entrare nella linea dei tre metri. Però questa è una casistica tutta particolare, molto molto di dettaglio. In generale il palleggiatore può entrare in prima linea, entra, se salta palleggiando a un suo compagno tenendo il pallone in gioco dalla sua parte, non c'è fallo. Quindi in questo caso non potrebbe fare il famoso trucchetto d'attacco che finge di passarla e invece la butta di là. Okay. Non puoi farlo. O puoi farlo piedi a terra. Piedi a terra. Ma non puoi saltare. Quindi il pallonetto di seconda, nelle rotazioni di seconda linea, il palleggiatore non può farlo. Okay. Esatto. Se vi andate poi a rivedere anche le vecchie call dove abbiamo parlato di queste posizioni, abbiamo le partenze della P1 dove vi facevo vedere quando l'arbitro interrompeva il gioco ed è esattamente la situazione che verificate in questa situazione qui. Quindi il giocatore parte in anticipo sulla proiezione, il palleggiatore parte in anticipo e si ritrova a perdere quella che la condizione normalmente di diagonalità. Altro? Tutto bene? Bene, ce la siamo cavata abbastanza bene. Questa è sempre una parte abbastanza critica, però insomma, se riesco a capirne la logica, poi la gestisco abbastanza bene. Ribadisco i concetti che dovete portarvi via. I concetti in cui le condizioni in cui avvengono i falli, quindi destra, sinistra e diagonale, le specializzazioni dei ruoli, quindi dobbiamo sapere che ruolo fa cosa, qual è la sua predominanza, qual è la sua caratteristica principale, e diciamo che sapere gestire quello che poi è la condizione più basica di specializzazione dei due palleggiatori, quindi palleggiatore che sta in prima linea e il giocatore che andrà ad alzare il pallone per i propri compagni, e come si dispone in campo nelle condizioni in cui devo disimpegnarlo dalla fase di ricezione in posto 4 e in posto 2. Capito questo, il problema è risolto. Ovviamente potrete rivedervi, rifare, riguardare un po' queste cose qui e avere insomma la possibilità di consolidare un po' l'argomento. Se non c'è altro, passerei al secondo tema di giornata. Andiamo avanti? La chiudiamo lì? Ancora domande in extremis? Se non c'è niente, io vado. Direi che... Una domanda al volo. Vai. Togliamoci vai. Ci sono delle posizioni di partenza preferenziali? Cioè, per esempio, il 3 in 3-6, il palleggiatore con l'opposto? Sì. E chi sta a destra e a sinistra del palleggiatore? Più che altro, non è tanto in... scusami. Su questo schema qui, lo schema è normalmente palleggiatore, schiacciatore, centrale. Lo vedi qua sotto qua? Vedi qua? P? Sì, ok, ora lo vedo. S, C. Ops, è partita Siri. Questo è il... diciamo che la sequenza non è mai, diciamo che lo schiacciatore sta sempre, non è vero, diciamo che preferenzialmente e diciamo mediamente le condizioni di partenza prevedono che a destra del palleggiatore ci sia lo schiacciatore e a sinistra del palleggiatore ci sia il centrale e le diagonali di conseguenza. Ok?
cioè non si parte difficilmente, lo vedi bene qua su questa P6, a destra c'ha lo schiacciatore e a sinistra il centrale, non invertiti. Anche se poi in realtà, ragazzi, cioè, se tu rispetti le due condizioni fondamentali di diagonalità e di destra-sinistra, tu la squadra la metti in campo come vuoi. Domenica io ho giocato contro una squadra che si è disposta con tre centrali. E ho anche perso, tra l'altro. Quindi ha messo un centrale al posto dell'opposto per esigenze, scelte tecniche. Scelta tecnica, ha fatto una variante rispettando quelli che sono i regolamenti, perché non ci sono falli di posizione. Questo è l'obiettivo. Comunque, alla tua domanda, hai visto, a destra del palleggiatore normalmente in via canonica ci sta lo schiacciatore, a sinistra il centrale. Altre domande? In extremis? Ma l'unica motivazione per cui rimane la rotazione è alla fine permettere a tutti il fatto di battere, perché poi per il resto va solo a contrastare quello che è il gioco. Cioè, se poi in realtà tutti devono raggiungere, dopo che è avvenuta la battuta, la loro posizione preferenziale, mm-hmm. perché allora mantenere questa cosa della rotazione se va poi a rendere ancora più difficile il gioco, più difficoltoso? Ma perché tu adesso la guardi soltanto quando batti, però se tu sei in una condizione di ricezione, come faccio se no a escludere qualcuno dalla ricezione? Non posso. Guardiamo delle rotazioni a caso. Se guardo, guardiamo anche da qua. Qui io ho delle rotazioni in cui la vedi sotto il che c'è questo, quelle le scrittine, quelle più chiare, non quelle nere scritte, sono quelle un pochino più in grigino, quelle che ti sì, sì, le vedo. Le vedi, no? Ok. E il palleggiatore starebbe qua in mezzo al campo. E come faccio a escluderlo dalla ricezione? In questo caso, a quello che dici tu, dici ok, allora, se tanto poi dopo che è partita, è vero quando battiamo noi, quello che dici tu, però poi purtroppo devo anche ricevere. E per poter far sì che questa cosa avvenga, io devo trovare il modo di escludere dei giocatori dalla ricezione. Hai capito? Perché ci sono dei ruoli specializzati anche in quella fase lì. Se il palleggiatore riceve il primo tocco, non può gestire il secondo. Hai capito qual è il motivo? Sì, beh, ma se non ci fosse questa regola della rotazione, il palleggiatore si metterebbe anche in ricezione. È quello che dicevo io. Cioè, questa regola va molto a rendere, cioè, a rendere solo difficoltoso in realtà il... A parte il fatto della battuta di permettere la rotazione. Questa regola della rotazione è come dire che il fuorigioco è una regola che inficia la capacità dei calciatori di fare gol. Però c'è, che facciamo? Giusto, giusto. Che facciamo? Ci sono delle regole. Se c'è la regola dei 4 secondi nel basket, c'è la regola... questa è una regola. Ma questa regola a livello di storia è nata proprio per la battuta o per rendere più difficile il gioco, perché sennò era troppo semplice? Guarda, le variazioni di regolamento sono sempre state deputate unicamente a velocizzare il gioco e a renderlo più spettacolare, tra virgolette. Quindi è indubbio che la specializzazione, quindi permettendo i giocatori di fare questa cosa, cioè, la regola è sempre esistita, nel senso della rotazione in campo. Poi sono stati inseriti i ruoli, e per far sì che rispettare la regola del ruotare semplicemente con tutti che fanno tutto, a poi specializzare i ruoli, logicamente ha determinato di dover trovare delle soluzioni per rispettarlo. La regola di rotazione non è nient'altro di regola del
rispetta chi c'è alla tua destra, chi c'è alla tua sinistra, e devi stare più indietro del tuo corrispettivo. Queste sono le regole. Poi tutto il resto è un'evoluzione di quello che è stato il gioco. Ok? Tutto chiaro? Diciamo chiaro per quello che può essere la cosa, poi al limite possiamo anche riprendercelo, approfondirlo se dovesse essere necessario. Però mi sembra che anche dalle domande che mi state facendo che il concetto sia arrivato. Molto bene. A questo punto passerei a farvi un excursus su quello che è un'idea e una, diciamo, una puntualizzazione e un po' la chiusa anche del percorso che abbiamo fatto nelle passate settimane, che riguarda come strutturare una seduta d'allenamento. Quindi, qual è lo schema più immediato, più logico, più, diciamo, più che più logico, più funzionale per evitarci di perdere dei pezzi nella costruzione del mio allenamento. Allora, questi sono 4 step fondamentali su cui dovremmo costruire ogni nostra seduta. E la presentazione non è casuale. È l'ordine in cui noi dovremmo ragionare per costruire quello che è il nostro piano di allenamento. Prima cosa, si parte da un obiettivo. Qual è il target che devo conseguire con questa seduta? E una volta che ho stabilito questo obiettivo, qual è la metodologia di allenamento che mi permette di conseguirlo in maniera più elegante, precisa, puntuale, rapida, chiamiamola come vi pare? Quindi qual è la metodica più funzionale per realizzare l'obiettivo che mi sono posto? E poi, quando parlo di struttura, significa, ok, ho capito qual è il mio target, ho capito qual è il metodo elettivo per poterlo conseguire, come organizzo questo metodo per fare degli step che siano, diciamo, conseguenziali, che siano coerenti tra di loro, per partire da una condizione magari di più basso livello fino ad arrivare all'obiettivo di livello più alto, massimale, che mi sono posto. E come ultima casella abbiamo i mezzi. Quali sono gli esercizi per sviluppare tutta questa roba qui? Queste sono 4 domande fondamentali che noi dovremmo porci ogni volta che dobbiamo fare un allenamento. Dobbiamo avere in testa qual è l'obiettivo, qual è l'ultima cosa che voglio vedere di quella data giornata di allenamento. Qual è l'ultima, la cosa migliore, la cosa di più alto livello, quella che dovrebbe essere di più alto livello, diciamo, la richiesta di più alto livello voglio vedere a fine di quella giornata. Da quella condizione di obiettivo scalo, vengo indietro e strutturo il mio piano d'allenamento, scegliendo qual è il metodo migliore, quali sono i passi che mi permettono di arrivare da un livello basic, da un livello di sono fermo all'inizio dell'allenamento, a obiettivo di vedere qual è la cosa più complessa che voglio ottenere quella data giornata, e poi in ultima istanza quali sono gli esercizi che sono più confacenti a quelle che sono le 3 caratteristiche che mi permettono di pianificare. E come facciamo a capire quale può essere un obiettivo? L'obiettivo intanto viene scelto in funzione del livello del mio gruppo,
se avremo un modello giovanile, un modello caratterizzante le quattro tappe, le 3-4 tappe, diciamo, della pallavolo giovanile, dello sport di squadra giovanile, che di cui abbiamo elencato nelle passate settimane, dovremmo applicare un modello atleta centrico. Quindi andare ad esaltare una caratteristica, una o più caratteristiche che sono di quelle, diciamo, delle caratteristiche che sono principali e di interesse di sviluppo di quella data fascia di età. Se invece andiamo su un modello evoluto, dovremmo andare su un modello performance centrico. Quindi, qual è quella cosa, quella situazione che, se sviluppata nella maniera corretta, mi permette di avere una più alta possibilità di vincere? Oppure, se ho giocato una partita e ho perso, qual è quella cosa che non è andata bene, che, su cui mi devo focalizzare per far sì che possa essere stabilizzata in maniera più funzionale a quello che è il mio modello di performance? Quindi, pallavolo o comunque sport di squadra di livello giovanile, si parla di modello atleta centrico. Quali sono i vari, le varie tappe, le varie fasce di età e quali sono le peculiarità di ognuna. Se andiamo su, invece, su uno sport di squadra evoluto, qual è quella componente che esalta la possibilità di ottenere un risultato positivo? Oppure limita degli errori che hanno caratterizzato le mie competizioni precedenti. Quindi, scelto l'obiettivo indirizzato come questo, sotto questi due grandi cappelli, dovremmo scegliere dei metodi. Quindi abbiamo delle scelte che ci caratterizzano attraverso alcune condizioni che possono esaltare i vari, diciamo, i vari obiettivi che selezionerò, in particolare se parliamo delle tappe giovanili. Abbiamo visto che ci sono dei metodi elettivi. Oppure dovremmo, se parliamo di discorsi riguardanti performance di atleti seniores, dovremmo tenere in conto quello che è il modello di prestazione e quindi essere volti alla gestione anche degli adattamenti fisiologici che caratterizzano lo sport che stiamo indagando. Cosa significa? Significa che se vado su una parte atleta centrico, quindi settore giovanile, avrò alcuni tipi di esercitazioni che vanno a calcare, a stimolare quelli che sono gli obiettivi di quella data tappa. Se invece andiamo su un'attività di tipo seniores, al gestire l'obiettivo di un'attività di tipo seniores, dovremmo essere più incentrati al discorso che ci siamo fatti la passata settimana, essere molto capaci a conoscere in profondità il modello di prestazione sotto le richieste sia meccaniche sia metaboliche e poter farle matchare con quello che è l'obiettivo che ci siamo posti per quel dato giorno. Quindi, scelto l'obiettivo, scelto il metodo più collimante possibile a quella che è l'esigenza, sia di età giovanile, sia di età seniores, dobbiamo parzializzare gli obiettivi. Quindi dobbiamo strutturare il nostro allenamento. Quindi che si fa? Bisogna organizzare per obiettivi intermedi quello che è il nostro obiettivo più grande. Dovremo parzializzare, frammentare, spezzettare il nostro big target, il nostro grande obiettivo della giornata, in pezzettini più piccoli da conseguire in maniera coerente, a intensità e difficoltà crescenti. E questa cosa dovrà essere tanto più piccolina, quindi dovrò dividere in tanti più frammenti, tanto più l'età dei soggetti coinvolti sarà precoce. Quindi più siamo su una categoria giovanile precoce, più dovremmo
spezzettare l'obiettivo. Quindi, prof, mi sono perso in che senso intende l'aggettivo precoce, nel senso che sviluppa presto oppure precoce nel senso che è molto giovani? Molto giovane. Molto ok. Giovane. Sì, esatto. E, il discorso quindi è, immaginiamola come se fossero una grande scala dove in punta c'è il nostro obiettivo. Dovrò avere tanti più gradini più piccoli, tanto più il pubblico del mio allenamento sarà giovane. Dovrò spezzettare di più. Questo perché? Perché normalmente se l'anzianità, l'esperienza in termini di allenamento è minore, probabilmente alcuni gesti, alcune situazioni saranno meno stabilizzate e quindi necessiteranno di avere un rinforzo parziale. Ma il punto focale del ragionamento è: parto dall'obiettivo. Da quell'obiettivo lì vado a ritroso. Quindi la prima cosa è: scelgo qual è l'obiettivo che voglio conseguire, qual è l'esercitazione più complessa che io auspico di poter vedere condotte in maniera migliore, qualitativamente migliore possibile, al termine del mio allenamento. Da lì vado all'indietro, parzializzando questo target, capendo quali sono le esigenze, sia in termini banalmente fisiologici, quindi se devo coinvolgere un distretto, dovrò sincerarmi che quel distretto sia già caldo, semplicemente caldo inteso, come dire, pronto, attivo, abbia già effettuato un riscaldamento, diciamo, locale, importante, pronto per poter performare alla richiesta che io vorrei vedere esaudita. Oppure comunque avere delle richieste di tipo tecnico a scalare per parzializzare quello che è il grande obiettivo nell'unica seduta di allenamento. Come ultimo step, sono la decisione dei mezzi, che dovrà essere una scelta di esercizi, come ci siamo appena detti, presi a cascata dall'obiettivo finale. Quindi l'obiettivo finale è ben chiaro in testa, l'esigenza di vedere qual è il finale, qual è la condizione più complessa che voglio vedere, e da qui procedo a ritroso organizzando degli esercizi che mi avvicino in termini di difficoltà, in termini di richiesta tecnica, in termini di richiesta fisiologica aderente a quello che è il target finale. E per fare questo dobbiamo avere una coerenza con il mezzo che segue. Quindi dobbiamo trovare sempre un link di passaggio crescente che ci porti da inizio allenamento, quindi da quello che è la condizione di stasi iniziale, fino a perseguire gradino per gradino, fino a raggiungere quello che è il target che io ho ipotizzato, che io ho programmato per quel dato giorno. Quindi, obiettivo, metodo, qual è il metodo elettivo? Una volta scelto il metodo, qual è la struttura? Quanto divido in piccoli parziali il mio main target? Quali sono gli esercizi che soddisfano le richieste precedenti? Quindi, cosa devo fare in termini di esercitazioni di livello crescente all'interno del mio percorso di allenamento giornaliero? È una sorta di scatola cinese, è una sorta di matriosca.
tutta incasellata una dentro l'altra. Quindi, come faccio io a parzializzare alcune esercitazioni? Riprendendo quelle che sono alcune delle cose che ci siamo detti nelle primissime nostre chiacchierate. Quindi, partendo da degli, abbiamo un grosso cappello che ci porta verso il nostro grande obiettivo. E il nostro grande obiettivo probabilmente sarà, se parliamo, sicuramente se parliamo di sport seniores, sarà un'esercitazione di tipo globale, che può essere a sua volta suddivisa nei vari step di didattica. Il primo step per quanto riguarda la capacità, diciamo, di passaggio da condizione corticale subcorticale, dove il tecnico rinforza in maniera lenta e controllata gli stimoli. Il secondo step è quello della destrezza grezza, dove abbiamo un primo grado di stabilizzazione che però non è ancora la perfezione del gesto in cui io sto ambendo a raggiungere. Una destrezza fine, dove la richiesta di tipo tecnico cresce, però gli stimoli sono sempre codificati in un unico tipo di condizione, fino ad raggiungere alla disponibilità variabile, che è quella più vicina al sistema di gioco. Questa parzializzazione, da un livello globale, può essere sia condotta in termini di esercitazioni, quindi caratterizzazioni dei mezzi, quindi passando da un livello globale a un livello sintetico, a un livello analitico, a un livello super analitico, a un'attivazione di tipo generale. Ma ogni step di questi mezzi può essere a sua volta suddiviso per didattica. Quindi con una richiesta didattica di livello più basso, quindi corticale, destrezza grezza, destrezza fine, disponibilità variabile. Posso parzializzare potenzialmente ogni step del percorso. Non è nient'altro che organizzare la seduta di allenamento in funzione di quello che sono le capacità, le competenze, che abbiamo costruito in questo nostro percorso. Come facciamo? Obiettivo. L'obiettivo sarà quello di livello più alto, quindi benissimo, abbiamo un'attività che attendere probabilmente sarà un'esercitazione di tipo globale. Poi, ripeto, se parliamo di attività seniores, magari non è così se parliamo di attività giovanile. Come la raggiungo? Con i mezzi che sono i mezzi sintetici, quindi cosa significa? Un gruppo di fondamentali che caratterizzano una fase del gioco. Cosa devo fare per arrivare pronto a gestire al meglio la fase sintetica? Dovrò essere pronto a gestire i singoli fondamentali, quindi parti analitiche. Esercitazione analitica, ve l'ho andata a rivedere, che cos'è? Una esercitazione che comprende un unico fondamentale. Cosa c'è prima della fase analitica? C'è la fase di sensibilizzazione, quindi super analitica, una parzializzazione ulteriore del fondamentale stesso. Se ho esigenza, posso addirittura ancora spezzettare in altre 4 step di didattica ogni vario livello. Tanto più siamo a confronto con dei giovani, tanto più dovrò dividere in più gradini la mia scala. Tanto più avrò a che fare con un'attività di tipo seniores e potrò gestire la situazione in maniera meno parzializzata. Perché? Perché i gesti sono più stabilizzati, li conosco meglio i fondamentali, basta che li attivo, basta che
li scaldo, lasciatemi passare questo termine veramente da campo, e costruendo in questa maniera il nostro allenamento, abbiamo un allenamento coerente che ci porta da una condizione di stasi iniziale fino a quello che è il punto finale, l'obiettivo, l'ultima cosa che voglio vedere in quel dato giorno. Quindi questa, diciamo, questo schema è uno schema che ha il fine di avere una sorta di checklist, una to-do list di cose che devo assolutamente verificare perché ci siano dei passaggi di coerenza della mia seduta, che non si salti da una cosa all'altra, che non affronto in maniera non pronta fisicamente o neuralmente l'esercitazione successiva se non sono pronto da quella, se non, di fatto non mi ritrovo attivato da quella precedente. Non è poi obbligatorio sviluppare tutti i passaggi, però di certo prendere coscienza di sincerarsi della coerenza tra di loro è un dettaglio fondamentale. Tempistiche, inteso come tempi di lavoro, durate, cioè, diciamo tempi di lavoro lordo, scusatemi, durate, tempo di esposizione nette al lavoro, recuperi tra quelli che sono gli esercizi e tra quelli che sono le varianti tra i vari esercizi, devono essere coerenti con il metodo che abbiamo selezionato. Devono essere scelti in funzione da soddisfare quelle che sono le esigenze della fisiologia, dell'adattamento del nostro corpo. E poi, ultimo punto, elasticità mentale, che non ci deve mai far perdere di vista la programmazione, quindi l'ovvia necessità di avere un piano schematico ben programmato, e quella che è la realtà, quindi la vera condizione di giornata del mio gruppo. Ora, molto semplicemente, noi dobbiamo essere in grado di giustificare ogni scelta riguardante il nostro allenamento. Quindi, se qualcuno ci pone una domanda riguardante il piano di allenamento da noi stilato e noi non abbiamo una risposta veramente convincente, allora dobbiamo preoccuparci, perché significa che abbiamo agito in maniera approssimativa. Se qualcuno ti pone la domanda del perché questa esercitazione la facciamo per 20 minuti invece che per 10, invece che per 5, e tu non hai una risposta realmente convincente, devi preoccuparti. Se qualcuno ti chiede ma perché qua recuperi 3 minuti e qua un minuto, e tu non hai la risposta, significa che devi crescere sotto il profilo della consapevolezza tecnica, quindi sapere che la tua incidenza parte già da lì. Perché? Perché se vado su una risposta, su un recupero piuttosto che un altro, avrò una risposta ormonale rispetto a un'altra. Non è il punto di entrare nel merito di questo tipo di discorso. Però se applico il metodo inteso come scienza dell'allenamento, tutti questi parametri io devo controllarli
è mio dovere da tecnico sapere perché faccio quella scelta piuttosto che quell'altra. Quindi partire con una struttura, una checklist, dall'obiettivo, quindi qual è l'esigenza, qual è la cosa che secondo me per quel giorno è la scelta ideale. Procedere a ritroso e strutturare dei target intermedi con un metodo preciso, con tempi, recuperi, durate ben strutturate. Essere in grado di parzializzare quelle che sono le esercitazioni che precedono quello che deve portarmi al fondo, all'idea del raggiungimento dell'obiettivo del mio allenamento, con coerenza e un'esigenza e una condizione, scusatemi, sine qua non, è fondamentale. Senza poi mai perdere di vista, però, l'idea della flessibilità necessaria a gestire le condizioni. Perché? Perché ogni giorno le condizioni del corpo cambiano, le condizioni della squadra cambiano. Capire quali sono le condizioni è poi un grado di sensibilità che ci necessita. Sapere che esiste una programmazione reale con un carico reale e una programmazione ideale con un carico ideale è fondamentale. Certo che più il carico reale si avvicina al carico ideale e più probabilmente sarò performante, però se siamo molto lontani vorrà dire che dovrò stornare e non innamorarmi troppo del mio piano d'allenamento, che dovrà essere coerente, preciso e soprattutto anche sotto il profilo della sensibilità del corso della giornata, collimante a quelle che sono le condizioni che mi vengono proposte poi sul campo, che mi vengono proposte non sulla carta dove scrivo il mio allenamento, ma sul campo, che cosa succede realmente. Tanto più sarò bravo ad arrivare, e questo avviene con l'esperienza, ad arrivare alla mia programmazione ideale più vicina a quella che è la programmazione reale, tanto più saranno esaltati i risultati, perché avrò stimolato al giusto livello di adattamento il mio gruppo, i miei atleti. E ricordatevi sempre che performance è uguale ad allenamento meno interferenze. Performance è uguale ad allenamento meno interferenze. E nelle interferenze c'è tutto. Se sei in gara c'è l'arbitro, c'è il pubblico, c'è il campo da gioco, c'è la trasferta. Se sei all'aperto c'è il clima. Quelle sono interferenze che limitano il tuo grado di performance. Tanto io sono più bravo ad adattarmi a queste condizioni, tanto più sarò capace di raggiungere quello che è la mia programmazione ideale, il mio carico ideale, farlo arrivare al mio carico reale. E la stessa cosa vale per l'allenamento, Perché? Perché se i miei ragazzi hanno avuto una giornata pesante a scuola, probabilmente performeranno peggio. Se parliamo di età seniores o adolescenziale, se la ragazzina ha litigato col fidanzato, probabilmente avrà un grado di performance più bassa. Se è in periodo, avrà un grado di performance più bassa. È un'interferenza. C'è da tenere in considerazione. Però non per questo non dobbiamo arrivare in maniera estremamente organizzata, puntuale, precisa, robusta, stabile con il nostro piano d'allenamento. Il nostro piano d'allenamento, se qualcuno ti fa una domanda su quello che hai scelto sul piano d'allenamento e tu non sai dare una risposta coerente,
ti devi preoccupare. Ti devi preoccupare. Purtroppo siamo in una condizione un po' particolare, perché normalmente già l'anno passato sono riuscito anche a far fare delle prove pratiche anche ai corsi separatamente, no? Quindi semplicemente facevo gestire una parte del o riscaldamento o del corso, dell'attivazione degli allenamenti in presenza a dei gruppi di studenti, senza valutazione. Senza valutazione. Semplicemente per metterci in gioco, per metterci alla prova, per fare un esercizio di mente, per fare un esercizio di esperienza, per fare un esercizio di mettersi in gioco sotto il profilo della personalità, sotto il profilo della conoscenza, sotto il profilo di vedere che quello che tu stai ipotizzando poi non è così semplice da portare sul campo. Quello che per te è molto chiaro in testa è difficile da trasferire anche a dei compagni che hanno un'intelligenza motoria di base alta. Ora, non so come saranno gli sviluppi, non ho idea. Se però avremo la fortuna, la possibilità, l'opportunità di andare in presenza, mi piacerebbe anche farlo con voi, questo tipo di discorso. Però, insomma, è precoce, sicuramente precoce, ipotizzare alcune situazioni simili. Di certo, il modello e l'idea di aver chiaro in testa cosa devi fare è fondamentale, fondamentale, strumento fondamentale su cui puoi basare ogni situazione, ogni scelta dei vostri piani di allenamento, quindi di fatto delle persone che si affideranno a voi come tecnici. Direi che vi ho detto tutto quello che volevo dirvi. Domande, dubbi, perplessità? Questa parte qui, insomma, era abbastanza un pochino più, come dire, a chiusa del percorso, no? Cioè, dove abbiamo cercato di mettere un po' insieme le cose che ci siamo già detti nelle passate volte. Io però farei due domande. Sono un po' particolari, no? Non credo siano fuori dal contesto, però non lo so. Vediamo se riesco a esprimermi correttamente. Vai. Io non ho mai fatto l'allenatore, ok? Il tecnico. Però ultimamente, forse anche un po' influenzato dalle sue lezioni, mi sta venendo un po' il desiderio, no? Questa, un po' un'ispirazione, diciamo, no? E quindi mi pongo delle domande, a volte mi faccio degli schemi in testa di come potrei organizzare per obiettivi, per quello che ho imparato. Però mi sono posto questa domanda, no? Facciamo un esempio pratico. Io insegno ai ragazzi a utilizzare la scala di Borg, ok? Per l'intensità dell'allenamento. E propongo, ho uno schema in testa e propongo una determinata serie di esercizi, magari anche già abbastanza semplificati, con ripetizioni non troppo eccessive, no? E però i valori di scala di Borg sono sempre altissimi. Okay, i ragazzi continuano a dirmi sempre 8, 9, 10, 8, 9, 10, no, nonostante magari io diminuisca le ripetizioni. Se io non sono in grado di trovare un esercizio sostitutivo più semplice, no? Cioè, in quella condizione lì, magari nella sua esperienza, cosa deve fare un allenatore, un tecnico? Allora, prima cosa, sai usare la scala di Borg? La sai verificare una scala di Borg? In teoria sì, l'anno scorso abbiamo fatto teoria dell'allenamento ed ci è stata insegnata, spiegata come utilizzarla. Questa è la spiegata, è una cosa. Ma tu? Sulla mia pelle l'ho mai provata? No, nel senso. La scala di Borg che cos'è? Non è nient'altro che una scala soggettiva della percezione dell'intensità d'allenamento. Sei corretto? Esatto. Però questa scala soggettiva è per definizione determinata dalla sensazione dei nostri atleti. Siamo corretti su questa analisi? Mi segui? È soggettiva, certo. È soggettiva. Però è l'unico valore che, se decido di utilizzarla, devo essere certo che questi non mi scrivano banalmente 9 perché non c'han voglia.
No, beh, certo, io ho escluso quella tipologia lì. Sì, non si può escludere niente. Non si no, esclusa nel senso, nel mio modello di esempio, era già considerato che questo fattore non ci fosse. Ok, allora, questa cosa, però, se non sai come si gestisce, è meglio che ti segni come si gestisce. La prima cosa per capire se la scala di Borg è aderente è fare dei test a... normalmente inizio della stagione, proponendo delle esercitazioni discriminatamente massimali, dove tu ti aspetti che questi scrivano 10. E come fai? Devi poi verificare con dei parametri fisiologici. Quindi cosa significa? Significa che dopo che ti ho fatto fare un'intensità molto elevata, ti propongo immediatamente la scala, tu prendi la scala e poi devi provare i battiti. Se questi ti dicono 10 e ci hanno 160, ok. Se tu hanno 10 e ci hanno 110 battiti, e tu dici. Certo. Questa è la prima cosa per catalogare una scala di Borg. Poi, la cosa che tu hai detto è la cosa più difficile in assoluto. Perché? Perché la regressione è la parte più complicata in assoluto del nostro lavoro. Semplificare il problema. Non è complicare, semplificare. Semplificare. Quindi cosa significa? Per semplificare dovrai spezzettare, parzializzare, andare sempre più su una parte analitica dell'esercitazione, per poi portare una parte ancora super analitica se necessario, e se necessario riduci l'intensità, quindi ti metti a basso regime, a bassa frequenza di stimoli, a cercare di rallentare ancora per abbassare tutti i parametri fisiologici e concentrarti unicamente sulle esercitazioni di tipo tecnico che vuoi andare a sviluppare. Ovviamente questo è a livello totalmente teorico, bisognerebbe avere un'esercitazione pratica, che magari se vuoi puoi anche presentarmi la prossima settimana, se ti va, eh? Quindi la prepari e mi dici, guarda prof, io ho pensato a questa cosa qui, come possiamo regredire ancora? E io volentieri te la esplicito. Anche se è un altro sport. Anche se è un altro sport. Non è mai un problema. Ripeto, io non ho mai fatto il tecnico, quindi cioè, per me è arabo, capito? Quindi, però. Allora, ragazzi, cioè, voi mi auguro tutti quanti che abbiate ben chiaro in testa che fate questo, studiate questa cosa qui, non soltanto per conoscere e comprendere, ma per trasformare persone. Le vostre competenze dovranno trasformare altre persone, come le mie competenze devono trasformare i miei atleti, e io, vabbè, sono un altro step ancora, devo trasferire le mie competenze a gente che andrà a trasferirle, quindi è ancora un pochino più complicato. Però il punto è, le nostre competenze non devono solo rimanere carta. Non è carta, non è conoscenza e basta, è sporcarsi le manine, provare, perché poi ti ripeto, quando te c'è in testa una cosa e poi sul campo è tutta un'altra, perché per te una cosa è molto semplice, poi invece per il tuo gruppo magari così semplice non è, come dicevi tu giustamente. Oltre è che il lavoro super analitico mi preoccupa anche in relazione al... Io, per le esperienze sportive che ho fatto, in relazione a quei 2-3 allenamenti settimanali, cioè non di più, e quindi al rischiare che ci sia una progressione nell'atleta veramente lentissima. Questo è il balance. In relazione magari a quello che ti può chiedere la società, per esempio, o quello che ti chiedono i genitori stessi o i ragazzi stessi, che magari si stufano prima. Benvenuto. Benvenuto. Non è un discorso che più tardi di ieri sera alle 6:30 facevo con una mia dirigente, con Daniela, a riguardo di alcuni aspetti, che non si può sempre eccellere alla performance e alla stabilizzazione di tipo tecnico. Poi,
Se tu, soprattutto se parliamo di sport giovanile, soprattutto se parliamo di sport giovanile, tutto quello che è la tua bellissima idea deve essere collimata ai grossi sorrisi dei tuoi bimbi. Se non si divertono, se non si sfogano, tu perdi il gruppo. E aspetta, ti ricordo anche questo dettaglio, che se perdi il gruppo perdi anche l'ingaggio. Sì, sì, io magari non pensavo di andare a fare il tecnico in una scuola, hai capito? No, ho capito. Cioè, hai capito? È come forma mentis, non è un'intimità. Sì, sì, certo. È come forma mentis. Devi tenere in considerazione tutti i parametri. Quando parlo di elasticità, parlo anche di questo. Cioè, devi avere una bella idea in testa, bella stabile, però devi avere anche una visione bella ampia del problema, non soltanto focalizzata. La seconda domanda invece è prettamente diciamo personale dal punto di vista della propria formazione. Lei crede che nel caso in cui riprendessimo a vederci in presenza anche per anche solo un mese, no? L'anno successivo, cioè il terzo anno, crede che possa essere possibile partecipare comunque alle sue lezioni pratiche con un anno precedente? Mi fai una domanda che nessuno mi ha mai fatto, però se penso che allora l'iter corretto è chiederlo in segreteria didattica. In un anno standard COVID free credo che non ci siano problemi. Okay. Però poi sai, se ci sono delle situazioni contingentate, quello che ti posso dire è, se mi dovesse arrivare una richiesta, io ho accettato sempre tutti, cioè non sono uno che esclude, io cerco di includere, perché secondo me è questo anche lo spirito che dovrebbe guidare, sia sotto il profilo, per includere in funzione di quello che ho possibilità di fare, cioè questo è lo spirito che dovrebbe guidare una facoltà che nasce per fondamentalmente sì, per costruire tecnici, competenze, abilità, esperienze, ma poi deve essere guidata dalla passione. Cioè, se lo sport non ti appassiona, hai sbagliato, c'è qualcos'altro da fare. Mm-hmm. Ok? Questo è il punto. Quindi, dal mio punto di vista, quello che posso dirti è, se per caso vuoi fare questa richiesta, falla, se mi verrà trasportata, avrai il mio benestare per di sicuro il benestare, non credo che ci siano grossi problemi. Comunque, nel senso, siamo a discorsi anche un po' futuristici, vediamo. Sì, sì, sicuramente. Vediamo. Ragazzi, se ci sono altre domande, sono a disposizione, però comunque se qualcuno, c'è nel senso che se non avete altre domande vi congedo, che così siamo in orario, perché anche gli orari sono importanti. E, nel caso invece ci siano altre domande, sono a disposizione e non ho problemi a rispondere. Se non c'è nient'altro, io vi saluto, vi congedo e ci aspettate una cosa, la prossima settimana è l'8 dicembre. Quindi dobbiamo cercare di trovare una situazione, o quindi la scaliamo a un altro giorno, se volete, oppure dobbiamo passare la settimana successiva e ve la guardate registrata. Perché tra l'altro io l'8 dicembre ho una gara, quindi non potrei neanche erogare. Magari mi interfaccio direttamente con i vostri capi corso. Se no, buona giornata, buono studio e buon lavoro a tutti quanti, e ci aggiorniamo comunque in settimana per gli sviluppi della prossima settimana. Direi che non c'è più niente, e allora vi ringrazio e vi saluto. Arrivederci. Buona giornata. Grazie, arrivederci.